Salso Maggiore Terme è andata in scena l'ultima tappa del Trofeo Italia 4x4 Unicef e UTV, in un weekend di pioggia. Fin dal sabato numerosi sono stati gli equipaggi che hanno trovato posto nell'area paddock adiacente alla pista. Buongiorno a tutti, ci siamo all'ultima prova del Trofeo Italia 4x4 MSP. Trofeo, ricordo sempre, Unicef. Siamo al Motoclub Salso Maggiore, una pista che piace molto ai piloti. Fortunatamente il tempo ci ha permesso di renderla agibile, perché fino a ieri a luna è piovuto parecchio, però oggi sicuramente si divertono e ci divertiremo anche noi, perché ci sono due piloti che si stanno contendendo proprio con una differenza di pochissimi punti il trofeo assoluto. Quindi niente, ci divertiamo. A metà giornata facciamo il punto della situazione e niente, buon divertimento a tutti, ci vediamo dopo. Ciao! L'evento è entrato nel vivo nella giornata di domenica con le ultime prove e lo starter dato a metà mattina in una pista tornata asciutta grazie alle alte temperature della notte. E così gli equipaggi hanno uno ad uno, categoria dopo categoria, dato il via alle danze. La classifica generale ha visto la premiazione di due categorie. Nella categoria fuoristrada vince il trofeo 2022 Manuel Pé, praticamente mai in discussione il primato, balzato in testa fin dalle prime battute della prima tappa e mantenuta la prima posizione fino all'ultima curva. Allora, siamo qua a Salso Maggiore, finita l'ultima gara di questo campionato, data veramente bene, sono riuscito a vincere una classe dei preparati. Era più o meno da inizio anno che provo in questa impresa, visto che sono nuovo di questa specialità, mi sarebbe piaciuto vincere e finalmente alla fine ce l'ho fatta. Siamo riusciti a vincere, un po' per fortuna, un po' per sfortuna del nostro avversario, però alla fine ci siamo riusciti. Giornata veramente fantastica, pista come sempre bellissima. La pioggia ieri e il sole oggi ha fatto un po' di scombussolamenti, però alla fine è andata bene, veramente fantastico. Nella categoria UTV e propulsori moto vince Francesco Moscati, anche lui veterano della disciplina. Altra magistrale stagione la sua, che non lascia scampo agli avversari. Ciao, siamo qua a Salso Maggiore. Una bella giornata dopo ieri che ha piovuto tutto il giorno praticamente. Comunque è andata bene. Io con i propulsori moto e alla fine ho fatto primo di categoria, perciò perfetto, una giornata, niente da dire, avrei potuto fare l'assoluta, però dai, ci accontentiamo del propulsore remoto.
classifica di giornata della tappa di Salso Maggiore Terme ha fatto registrare nella categoria dei preparati uno spettacolare testa a testa tra Stefano Costa e Manuel Pè, dove per una manciata di secondi abbiamo potuto assistere al trionfo di Costa. Nella categoria dei preparati Evo vince Carlo Marinoni nella sua seconda tappa della stagione. Per lui una vittoria sudata e voluta che non ha risparmiato ribaltamenti e problemi meccanici. Sono Carlo Marinoni alla seconda gara nel Trofeo Italia 4x4, gara di Salso Maggiore, è andata abbastanza bene, la prima manche un capottone, però dopo siamo riusciti a ripararla fra la seconda e la terza manche. Nella terza manche è andata bene, la quarta ho dato il tutto per tutto e su un salto, dopo un salto ho rotto lo sterzo, però ho finito bene e comunque la coppa, tanto divertimento, la macchina è andata bene, devo ringraziare i meccanici, gli amici che sono venuti a vedermi, quindi un ringraziamento a tutti, anche agli organizzatori, grazie mille, all'anno prossimo. La categoria dei prototipi ha visto al settimo posto Mario Gilardi, che fino all'ultimo non sapeva se sarebbe potuto partire a causa di alcuni problemi meccanici del suo Suzuki. Sesto posto per Diego Repetto, navigato da Maurizio Marchelli. Quinto posto per Marco Tonella, navigato da Maria Sheila Menaldo. Ciao, sono Marco Tonella e oggi per la prima volta ho corso qua in questa pista di Salso Maggiore e la gara tutto sommato è andata molto bene, non ho avuto particolari problemi, la macchina ha tenuto fino alla fine, contento così, non potevo chiedere altro. Ciao, sono Sheila, sono la navigatrice di Marco Tonella. Oggi Marco è stato molto molto bravo, a parte che vabbè, ho avuto dei problemi, avevo male qua, quindi ho fatto un po' di casini, però vabbè, dai, è andato tutto bene, è stato molto bravo e ci sta. Quarto posto per Renato Moscati, rallentato da qualche problema meccanico al suo proto Ferrari, ma prontamente risolto dal suo team. Terzo invece Davide Ferraris, navigato da Roberta Roman, conferma la crescita come driver con una bella guida precisa e costante.
secondo posto per Corrado Gromo e primo Alberto Bonino. È andata bene, ieri la pista non era nelle migliori condizioni, onestamente non pensavo che nella notte asciugasse così tanto e ogni manche cambiava continuamente, però la macchina si è comportata bene e sono contento, c'è stata una bella battaglia ed è andata bene. Anche per me è andato tutto bene, diciamo che rispetto ad altre gare il passo di gara è stato un po' inferiore perché la pista portava questo, loro sono andati fortissimo. Ci siamo comunque divertiti, l'ultima gara, un'annata molto molto positiva. Ciao, sono Corrado Gromo, è la mia terza gara, dovrei essere secondo di classe, sono molto contento, sono divertito, per me è importante, quella è la cosa fondamentale. La macchina è andata benissimo, come sempre, Ivano, Nicoletto e Mario in questo senso. Nella categoria UTV, testa a testa tra Francesco Moscati e Francesco Vergari. Bellissima la sua prova dove ha disputato tutte e quattro le manche. Anche per lui non sono mancate le rotture, ma il suo UTV è risultato ben progettato. La spunta e conquista il primo posto di giornata. Ciao, piacere, sono Francesco Vergari, vengo da Caserta, appartengo al motoclub Caserta. Questa è la mia canale Mix 3, side by side con praticamente... è totalmente lavorata dal club Rivoluzione Caputo, principalmente di Cervinara e gestita dagli assetti tramite Hollins da Masolini Gianni. È andata benissimo oggi, abbiamo fatto 4 manche, tutte e 4 portate al termine, all'ultima ho anche il ricordo di, come sempre, di Salsa Maggiore Terme e speriamo che andata bene, che deve essere tra i primi, via! Nella categoria propulsori moto, purtroppo Fabrizio Dal Monte non è riuscito a partire per problemi di elettronica. La classifica ha visto al terzo posto Davide Rabacchi, rallentato da un problema meccanico. Secondo posto per Andrea Giudice, debuttante in questo trofeo dove ha già dato spettacolo e fatto parlare di sé. Primo posto per il solito Francesco Moscati. Italia 4x4 Unicef e di conseguenza è finito anche il trofeo. Ultima prova che ha visto bagarre ma simpatica fino alla fine, perché c'erano veramente pochi punti per aggiudicarsi il trofeo 2022. Diciamo prima i vincitori della giornata. Per quanto riguarda i preparati, primo Costa Stefano e secondo Pe Manuel. Preparati Evo, Marinoni Carlo, per i prototipi terzo Ferraris Davide, secondo Gromo Corrado e primo Bonino Alberto. Categoria UTV vince Vergari Francesco e i propulsori moto secondo Giudice Andrea e primo Moscati Francesco. Si può ormai proclamare il vincitore del trofeo 2022. Diviso in due categorie, la categoria fuoristrada e vince Pe Manuel
e per la categoria UTV e propulsori moto vince Moscati Francesco. Ci siamo divertiti tutti quanti, l'appuntamento è a Marina di Carrara 14, 15 e 16 ottobre per tutto quello che può desiderare un appassionato di fuoristrada, dai raduni nei boschi, dal raduno alle cave, giri nella nostra area test del Sardegna Fuoristrada e la famosa e da noi amata gara sulla spiaggia, il Beach Fun, giunto alla sua 20ª edizione. Grazie a tutti, a presto. Va in archivio quindi la stagione 2022 del Trofeo Italia 4x4 Fuoristrada e UTV, organizzato dal Sarzana Fuoristrada nella persona di Daniele Marchi, in collaborazione con Promo Sport di Reggio Emilia e soprattutto grazie agli sponsor Franco Umberto Marmi, Carrozzeria Alberto Bonino e Technology Solution di Luca Costa. L'arrivederci è quindi per il 2023, dove non mancheranno piacevoli sorprese.